dell'Unione Europea. Pensiamo che ci stiamo rivolgendo all'attuazione agronomica affidata normalmente agli agricoltori. E con questa storia che sta succedendo in Puglia? E quindi c'è stato questo dialogo. Questo è successo il 5 febbraio. Per tutta risposta, l'11 febbraio è uscito quell'articolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno che tende a screditare questa iniziativa, tende a metterla in cattiva luce, diffama le persone. Non ho capito poi perché solamente la dottoressa Domingo e non anche il professore Grasso, forse perché diffama quelle persone che noi, a cui noi abbiamo chiesto di intervenire per nostro conto, come coordinamento, andando a fare cose scritte di altri, cioè dice noi siete negazionisti. Ora, solamente gli scienziati di paese sono negazionisti, non esiste negazionismo sulla Siria, sono solamente gli scienziati di paese che possono sostenere che la malattia non è dovuta al batterio. Ma lo sapete perché è stupido pensare una cosa del genere? Ma perché poi tu, giornalista, dà importanza allo scemo di paese? Vuol dire che ti piace che ci sia di negazionista, perché altrimenti normalmente lo scemo di paese viene trattato da scemo di paese e viene sulla spalla e non viene considerato. Ma quella povera dottoressa D'Amico che ha manipolato i dati, ma scusate, se man mano che vanno avanti i campionamenti, su 100 alberi campionati sono presenti solamente su un albero e la scienza a livello mondiale dice che per potersi parlare in bifidia si deve essere il campione superiore almeno al 20%, bifidia sarebbe l'epidemia delle piante. E se la chiamiamo epidemia si crea confusione e sembra che dove sta? Quello della quando è finito me lo dici che finisco di dire sciocchezze. Allora, insomma, tutte queste cose qua. E dice, la Cristiana ha detto una cosa giusta, ha fatto una valutazione, cioè gli alberi sono pochi, sono 7-8.000 alberi che ci hanno, compresa la zona infetta della zona focolaio di Lecce, sono appena 7.000-8.000 alberi dove è stato riscontrato il batterio. Il campione statistico è troppo ridotto per parlare di emergenza. Poi altre cose che sono state attribuite, dice, ma che in California sulla Xylella stanno sempre tagliando i ceppi della vite. Sì, ma in California la battaglia contro la Xylella, i viticoltori californiani o gli agricoltori anche del Sud America la attuano come noi facciamo una volta antiparassitaria all'oidio, alla peronospora o al fungo. Cioè normalmente l'agricoltore quando coltiva si trova gli strumenti, ovviamente con l'ausilio della tecnica e della scienza, per adottare le misure necessarie per coltivare. Da sempre, io mi ricordo mio nonno, da sempre ogni tanto qualche albero è andato a malora, è stato o curato o reinvestato oppure è stato sostituito. Ma da qui il discorso che ti trovi di fronte all'energetico, cioè un giornalista che mi dici che in California vanno, per carità sì, ma pure qui gli agricoltori lo fanno, ma lo fanno gli agricoltori, non lo facciamo in base a un obbligo di legge che se non lo fai ti arrestano o paghi la multa o non ti do l'integrazione, tutte queste cose qua. Non c'è un ordine superiore che ci hanno reso incapaci attraverso un decreto ministeriale, perché probabilmente vogliono mettere le mani sulle quote, sulle nostre quote energetiche attraverso il quote. E a questo punto, stante questa diffamazione da parte, abbiamo fatto una querela per diffamazione e per procurare allarme nei riguardi del giornalista della Gazzetta e del direttore, perché è obbligato per legge, il direttore è responsabile oggi. Adesso, quando l'avversario reagisce, vuol dire che stai parlando male, vuol dire che stai facendo bene. Perché quando l'avversario ti dice che sei bravo e ti dà le mani sulla spalla, vuol dire che stai esagerando a poco. Allora, questa reazione sulla Gazzetta.
casetta, va bene, di Amati insieme a questo magno che abbiamo quadrato, ci dice che dobbiamo accettare questo ulteriore passaggio all'Unione Europea e questa volta non andremo a parlare, ma metteremo atti legali, nero su bianco, in istanza alla Commissione Europea di sospendere le decisioni di esecuzione, di venire in Puglia a vedere come la Regione ha concretamente messo in pratica l'attuazione della lotta alla batteriosi, va bene? E quindi per far tornare nell'ordinarietà delle normali competenze agricole, agrarie, agronomiche, la lotta alla non batteriosi, normale, piuttosto dati ci sono per poter fare le potature, per poter lavare, per poter fare i trattamenti, per l'integrazione sulle olive, sino a 10 anni fa era 700 euro a ettaro, adesso sono 350, i soldi, quei soldi arrivano ancora dall'Unione Europea a noi, va bene, adesso all'AGEA a Roma, adesso si perdono, vanno da altre parti, devono tornare a noi, è più logico questo. Cioè sostenere chi deve fare, per esempio quest'anno chi ha fatto i trattamenti e ha fatto i lavori non ha guadagnato niente, ci ha rimesso. Con quali soldi adesso farà i lavori per questa campagna? È chiaro che poi succede quello che è successo nel Cesare, perché la prima vera ragione della malattia è stato l'abbandono degli altri. Quindi adesso faremo questo ulteriore passaggio a Bruxelles chiedendo che venga verificato questa assurdità che è stata messa in piedi in Puglia, va bene, di questo contenimento territoriale. Che, attenzione, qui c'è questa diffrazione percettiva. Noi che viviamo qui dove si fa il contenimento, pensiamo, presumiamo, che dappertutto nel mondo, quando c'è la batteriosi vegetale agronomica, si fa il contenimento territoriale come è avvenuto per la xylella qui nel Salento. Non è vero, questa è una castroneria, è una fesseria, perché quello che abbiamo fatto qui, che stanno facendo qui da 3 anni a questa parte, 4 anni a questa parte, è un precedente assoluto che non è stato mai fatto. Non esiste la scienza, non esiste per la scienza, non esiste per le regole scientifiche e anche per i decisori politici a livello mondiale che si debba fare un contenimento di ordine sociale e territoriale per una batteriosi vegetale che ha importanza di natura agronomica. Non esiste. Quando quello che noi andiamo dicendo finalmente a Bruxelles lo capiranno, ci rideranno dietro, diranno: ma voi siete pazzi, che cosa avete combinato qui? Non so se rendono l'idea. E forse stiamo per aprire la porta giusta perché questa cosa si sappia. Allora noi abbiamo questa diffrazione percettiva, noi che stiamo qua pensiamo che come si fa qua si fa tutto il mondo. Quando usciamo dalla Puglia e spieghiamo quello che succede qua e ci scandalizziamo, chi ci ascolta non ci capisce, perché pensa che qui la lotta alla batteriosi si fa come in tutto il mondo affidando la ordinaria attività di coltivazione degli agricoltori. E noi quando il 5 febbraio siamo andati a Bruxelles ce ne siamo resi conto, perché ci facevano delle domande strane che non capivano quello che dicevamo, e poi abbiamo dovuto dirgli: no, aspetta, forse non hai capito, qui a noi agricoltori ci hanno trovato incapaci, noi per poter coltivare abbiamo bisogno di ottenere delle regole dei burocchi. No, e com'è possibile? Addirittura non neanche le piante nuove che vogliamo dare, non possiamo puntare quello che vogliamo noi, dobbiamo puntare quello che dicono noi. No, ma noi in Europa abbiamo dato solamente una raccomandazione, com'è possibile che hanno introdotto una regola del genere? Chiaro? E dove abbiamo visto scattare in mente? Quell'era. E adesso faremo questo ulteriore passo perché abbiamo capito che quella è la strada. La strada giusta. Questo summa capita, oltre al fatto che ovviamente adesso che sono arrivati gli altri costi di tagliare gli alberi, faremo in modo da tutelare tutti quelli, perché guardate, è una cosa assurda che tu
Allora, una cosa che lei mi interessa, e chiudo, poi passiamo al problema. Le specie che portano, che sono fonte di inoculo della xylella, sono 130, no? Sono 200 chiare, e sono presenti tutte nel territorio del doppio, 250, e sono presenti in tutto il territorio del Salento. Mi spiego? L'oleandro, va bene, non è che faccio sempre, sono un mare di specie che sono presenti dappertutto. Io vorrei capire perché la fonte di inoculo da eliminare è solamente di queste 250 specie che, su cui la sputacchina si appoggia e diffonde il batterio, perché l'unica da tagliare per evitare la fonte di inoculo è l'olivo. Se noi non ci opponiamo a questa cosa e non la fermiamo, fra 100 anni i nostri discendenti, noi saremo dannati dalla storia, passeremo per la più brutta razza di salentini, passeremo per gente sporca, cattiva, per gentaglia, peccatrice, incapace, che non ha saputo tutelare un bene suo proprio. Questo è una cosa che noi dobbiamo, per cui a queste nuove richieste di taglio supporteremo, assisteremo tutti i fratelli di Carolini e di Ostuni per evitare che questo immane disastro, innanzitutto di natura morale e culturale, venga portato avanti, perché abbiamo una nostra dignità, siamo un popolo, siamo fratelli, siamo uniti, non possiamo concepire la costante violazione del diritto costituzionale per cui si fa strada che uno viene e si sparisce l'albero. È chiaro, questa cosa la devono finire, va bene. E a questo punto, il poeta dopo, adesso iniziamo, no, se no mi amo, la poesia pure, sai che combiniamo. Allora, chiuso questo per quanto riguarda le cose, ci sono altre iniziative del coordinamento, a farsi vari diversi, soprattutto nella zona dove vogliono disporre i tagli. Quindi noi abbiamo la serata di oggi, noi abbiamo fatto la prima sessione sulle modalità di coltivazione degli oliveti l'11 di ottobre, lo abbiamo fatto perché a Francavilla c'è una zona che manifesta il disseccamento a nord di Olbia, verso tutta la strada vecchia di Brindisi praticamente, e quindi c'era da in quel momento qualche uno stava già cominciando a capitolizzare gli alberi, faceva un video per dire di non farlo, va bene, perché ci sono sistemi e non certamente che tu fai a pulmone l'albero e serve a niente, non è certo quello il sistema per migliorare l'albero. Anzi, forse se si fa in un certo modo lo si ammazza. Ma comunque, abbiamo presentato 6-7 sistemi di coltivazione. Non presentavo quello di Scontichini, ma il professore che è presente non c'era, perché era purtroppo capito una cosa concomitante, e l'amico Pino Andriuno fu così gentile da fare, che vedo questa sera qui con la sua normale costanza, e fece da lettore di Scortichini, che sappiamo che è stato rimproverato perché non si è capito molto bene della cosmologia, vabbè, sto scherzando. E per quale motivo non facciamo questa cosa? Perché gli olivi non si devono abbandonare, perché noi dobbiamo affermare la libertà di poter coltivare gli olivi senza obbedire a nessuna, secondo quello che emerge dal punto di vista empirico, i risultati. Poi la scienza deve verificare com'è che attraverso quello che è la valenza empirica di quello che facciamo, cosa c'è da capire per cui l'albero va bene e trova il rimedio. Quindi prima l'evidenza empirica dell'agricoltore e poi la scienza segue, così è sempre avvenuto nella storia, va bene? E non il contrario. Quindi noi, visto che molti oliveti anche nella zona delle cene stanno bene, per chi pure li coltiva, noi dobbiamo mettere avanti le nostre pratiche, che non chiameremo mai di cura,
non chiameremo mai di cura, perché la scienza ha detto che cure non ce ne sono. Spontanino, scarpacosso, cervello fino, non è che c'era bisogno della scienza per dircelo, visto che anche se noi combattiamo la peronospora dell'Origio, però lo dobbiamo fare ogni anno, perché poi ritorna ogni anno, no? Per fare una similitudine. Quindi è chiaro che con i patogeni vegetali è una lotta continua, non è che c'è una cura definitiva, non è un'influenza che sparisce. Quindi questa storia che poi cercano la cura, per fortuna dicono che non esiste, perché non può esistere una cura di una patologia vegetale, altrimenti noi agricoltori rimaniamo al giorno in cui non ci sarebbe bisogno di fare trattamenti e staremo in paradiso nel tempo, ma così non è. Allora noi abbiamo il diritto di coltivare, ci affermiamo che per far valere le evidenze empiriche di quello che facciamo presentiamo i protocolli di coltivazione. Non è l'ultima sessione, ne faremo anche un'altra. Quindi se ci sono agricoltori che con lavoro e esperienza personale che ottengono, per noi un protocollo di coltivazione ce lo dicono, alla prossima sessione vengono e vi illustrano come fanno a tenere verdeggianti e produttivi i loro viventi. Abbiamo con noi, lo ringrazio, l'assessore all'attività produttiva del comune, che chiedo di venirci a fare un saluto, quindi il dottor Magliola. Passerei a lui di prima la parola. Abbiamo dalla Bellina qui con noi, poi c'è nel pubblico Roberto Polo. Qui poi inizieremo mano a mano e adesso passo la parola all'assessore. Dell'amministrazione purtroppo deve esserci il sindaco, però è soltanto il tema istituzionale che ha costretto a andare a Roma sul pomeriggio. Riguarda ovviamente l'azienda, il problema del mondo agricolo è un problema centrale che vengo per quello che mi assessorato l'attività produttiva, così come per tutta l'amministrazione. Cioè francamente il mio, soprattutto della terra, e ha bisogno che questa terra sia ripresa. Ben vengono quindi tutte quelle manifestazioni, quindi quel momento di confronto e di crescita comune che possa in qualche modo aiutarci a superare le problematiche più che il nostro territorio. Da questa parte vorrei che sempre una sponda, una porta aperta per cercare appunto il dialogo, per cercare insieme soluzioni ai vari problemi, e dalla parte vostra invece a voi chiediamo il massimo del coinvolgimento in tutti questi punti. Mi spiace non poter essere presente in Andrea, ma anche io sono purtroppo in quanto si fa amministratore, però non posso che lasciarvi augurare un buon lavoro, perché il vostro lavoro dipende dal bene di tutta una comunità. Avete sulle spalle non solo la vostra azienda, non solo la vostra terra, non solo i vostri profitti, ma avete sulle spalle una tradizione, una storia, una cultura millenaria della nostra terra, che faremo di tutto per poter far vivere altri 10 anni. Grazie. Noi chiederemo all'assessore un incontro, dobbiamo fare un incontro con il professore Grasso, con adesso non ricordo il nome della Cartucci, come Cartucci, del professore Cartucci, e su alcuni profili. Abbiamo fatto un corso per l'aggiornamento e libera di giunta regionale libera che consentirebbe l'accesso libero senza notifica agli interessati, e quindi poi ci sentiremo a stretto. Io ti ringrazio. Grazie a voi, scusate ancora. Buonasera. Sì, e quindi abbiamo, iniziamo da Sportichini, non vedo in sala, non so se c'è Raffaele Grifo, la trovo per le disposizioni della sua cosa. Poi siamo da Scottini, poi dalla Bellina e poi Roberto Polo. Poi spezziamo con la declamazione. Niente, un'ultima cosa, senza che lo faccia in chiusura, velocissima. C'è il problema adesso nel
di tutto il fatto dei divari, di tutta quella storia del blocco della produzione dei divari, dell'esportazione dei divari. Noi facciamo un appello ai liberisti. La via più breve, va bene, lasciate perdere le sirene della regione e della politica locale e nazionale. La via più breve per risolvere questo problema è andare a Bruxelles, sostenere questa richiesta di usuriano che stiamo mettendo e far finire questa deformazione del concetto di quarantena del commercio internazionale che è stato rigirato in maniera manipolatoria in una sorta di contenimento territoriale. In 48 ore si risolve il problema. Speriamo che i signori dei liberisti aprono la mente su questa che è la strada più veloce e forse al momento l'unica che si può esperire, visto che si stanno confinando al diavolo che ha creato la situazione e non vedo come possa cambiare. Passo la parola al professore Scortichini. Scortichini l'abbiamo denominato nel suo protocollo col suo nome perché è l'unico procedimento che è stato verificato con pubblicazioni scientifiche di coltivazione, però chiamiamolo sempre il protocollo di coltivazione. Prego. Nell'arco temporale dell'anno
solare, un'altra cosa, da venire tutti insieme e si è ripartito. Quindi la normalità è proprio questa. Cioè, noi siamo partiti in un modo, qui ho visto ci stanno altre esperienze avanzate, iniziali. L'importante è che si dia un contributo in questo senso, perché più sfaccettature della stessa medaglia si hanno e più armi abbiamo a disposizione nostra. Quindi demonizzare o screditare chi voglia portare alla luce le proprie esperienze in un contesto normale di emergenza fitosanitaria non ha luogo, non è mai successo. Non è mai successo, io l'ho visto per la prima volta soltanto in questo contesto. Quindi un bravo a queste iniziative, come diceva Antonio, la nostra esperienza è probabilmente quella più avanzata perché noi abbiamo iniziato nel 2015, quindi è chiaro che abbiamo fatto durare volutamente la sperimentazione 3 anni, perché questo ce lo chiede la biologia, ce lo chiedono le pubblicazioni scientifiche, questo è il mio mestiere, quindi diciamo so che si deve passare per questo vaglio per arrivare a pubblicare e dire guarda, quello che abbiamo fatto è questo, però io sottolineo un altro fatto, la sperimentazione è qualcosa che ti fa capire come funziona quello che tu stai usando. Una volta che è finita, ad esempio nel corso della nostra sperimentazione ci siamo resi conto, ad esempio, che nel protocollo volutamente non avevamo messo i trattamenti di luglio agosto per non appesantire troppo il calendario dei trattamenti, ma già nel corso della sperimentazione, dopo un anno, abbiamo visto che non va bene, cioè luglio agosto in effetti è il momento dove non deve mutare quel tipo di prodotto che stiamo utilizzando noi, ma non potendo cambiare, stravolgere il protocollo iniziale, che abbiamo dovuto fare da capo tutte le prove, l'abbiamo lasciato, pur raccogliendo i dati. Però adesso noi non diciamo più di sospendere il luglio agosto. Le sperimentazioni servono a questo. Quello che voglio dire, una volta finita la sperimentazione, c'è la fase di implementazione, di applicazione. Quindi la ricerca serve a tarare il sistema, tu sul prodotto, vedi come funziona, ti accorgi dei limiti, fai delle accortezze e dici guarda, questo prodotto in queste situazioni funziona al 20-40%, riduce i sintomi in questo modo. E adesso lo andiamo a vedere. E man mano ampli questa esperienza, fino ad arrivare alla conoscenza abbastanza approfondita per quel prodotto. Se contemporaneamente ci sono altre sperimentazioni che ognuno per la sua parte porta a questo contributo, si hanno più informazioni. Quindi è molto semplice, generalmente si fa così. Venendo alla sperimentazione nostra, ci vengo a dire che la scelta del prodotto non è stata casuale, ma è stata suggerita, per così dire, da delle esperienze scientifiche effettuate negli Stati Uniti da specialisti di Xylella fastidiosa. Negli Stati Uniti, sapete, la malattia è presente da più di un secolo, per cui ben alcune cose stanno avanti nella conoscenza, ad esempio, nel nostro caso, di quali sono gli ioni, i micronutrienti, più dannosi per il batterio, cioè quelli più efficaci, quelli che se tu li dai all'interno della pianta riescono a uccidere il batterio. E questi ioni, secondo questi studi, sono l'iodio del zinco e l'iodio d'arancio. Quindi, andando a verificare sul mercato quali composti, ce ne sono parecchi che utilizzano questi due ioni, ci siamo rivolti a un prodotto che era corredato dalla presenza di questi ioni, ma anche da alcune altre caratteristiche, non a caso un brevetto, questo è un brevetto internazionale, e le caratteristiche che sono poi fondamentali per utilizzarlo nel controllo di Xylella fastidiosa sono la forte sistemicità, cioè che significa? Una volta che tu dai questo prodotto ha una grossa capacità di raggiungere proprio Xylella, cioè i vasi conduttori dove scorre l'acqua, che è il posto dove c'è Xylella. Voi sapete che Xylella come fa a portare a morte la pianta? Il meccanismo è piuttosto semplice. Questi bastoncini, queste cellule molto piccole,
singolarmente non avrebbero la capacità di occludere i vasi dove l'acqua passa, sapete che l'acqua dalle radici passa per il tronco, i rami, che va sulle foglie e così via, si innesca questo ciclo per cui l'acqua porta fa scorre l'acqua attraverso questi vasi sistematici. Il batterio man mano che cresce forma delle masserelle, dei tappi che vanno come nelle tubature dei lavandini che si otturano, vanno a ostruire il passaggio dell'acqua da un vaso verso l'altro e il cervello secca. È questo. Quindi il nostro bersaglio è avere un qualcosa, un prodotto che riesca a distruggere questi tappi. E che per arrivare dentro non si leva non è semplice, bisogna ovviamente con la carbonizzazione, cioè con la normale carbonizzatore che si usano in campagna, arrivare sull'apparato fogliare a poter distruggere questi tappi. Quindi è chiaro che c'è bisogno di un prodotto che abbia queste caratteristiche. Il prodotto è un brevetto, parlando con i costituitori del brevetto, ovviamente non ti dicono il segreto, probabilmente per qualcosa fanno tutto e il trucco, il segreto è proprio questa forza e capacità di portare dentro questi ioni insuperabili proprio per la scelta. Quindi sono state effettuate delle prove in collaborazione con un ricercatore americano che ha provato ad esempio l'efficacia di litro di questo prodotto, con l'Università del Salento che di Lecce, e hanno verificato in effetti la capacità di questo batterio di arrivare proprio nell'ossidema e di rilasciare questi ioni sinterrame all'interno dell'ossidema. Quindi noi avevamo da una parte un prodotto battericida e dall'altra un prodotto capace di arrivare al bersaglio. Dopodiché sono iniziate queste prove di campo, anzi in concomitanza sono iniziate queste prove di campo per verificare se una volta che tu dai, secondo un protocollo che è previsto 6 trattamenti da aprile fino a ottobre, saltando, dicevo, luglio-agosto, ma non l'ho fatto, poi l'ho fatto successivamente, per vedere se durante l'arco stagionale, l'arco dell'anno, da aprile a ottobre, ci fosse una regressione dei sintomi. Come si fa? Si va in campo, sulle piante, esistono piante trattate e piante non trattate, che fanno vedere la differenza del trattamento, o porta per porta per tutte le piante e numeri, conti il numero di germogli che via via dissiccano a seconda se sono trattati o meno. Prendi i numeri, poi li elabori statisticamente e questo per 3 anni. Perché si fa per 3 anni? Perché tu per 3 anni hai più possibilità di incontrare, visto che sono prove di campo e non di laboratorio, dove tutto è controllato, perfetto, la luce, l'umidità, quante gocce di deposito, di soluzione, posso giocare questo come un giocattolo, in campo sapete bene che non è così, quindi io per 3 anni faccio queste prove perché devo incontrare tutti i parametri climatici possibilmente variabili, soprattutto temperatura e piovosità, che consentano di verificare se il prodotto che tu hai dato ha la sua valenza. E in effetti in questi 3 anni noi abbiamo visto che ad esempio nel 2015 ci sono stati 40 giorni con temperature molto elevate, nel 2016 c'è stata un'annata tutto sommato normale per il clima mediterraneo, nel 2017 però c'è stato, se vi ricorderete, la prima settimana di gennaio delle forti nevicate accompagnate anche da gelate, quindi anche qui ha costituito uno stress, e in estate non ha piovuto per più di un mese con temperature molto alte. Che significa? Significa quindi che queste piante, oltre a essere infettate dal batterio, sono state anche sottoposte a due stress molto forti, cioè il gelo invernale e la siccità estiva accompagnata da altre temperature, che parliamo sempre di olio, quindi una pianta abbastanza resistente, ma insomma quando tu per 40 giorni con la xylella non gli dai l'acqua e tutto, non è che insomma ne risente. E questo appunto ti consente di vedere se il trattamento che tu fai riesci a, non dico a sopperire, ma a riequilibrare questi stress. Quindi si fanno tutte queste
questi tipi di prove, sono stati fatti dei saggi molecolari dove è stato proprio visto con precisione, con queste tecniche di PCR, che si dice quanta quantità di batterio ci c'era nelle piante trattate o no, anche qui ci sono stati elaborati dei campi statistici, ci siamo preoccupati di verificare che l'unione 5 rame non passasse ovviamente nella tuba, nel frutto, perché è chiaro, se poi mi ritrovo in 5 rame in olio non va bene, quindi anche questo è stato fatto, verificato che non c'è questo passaggio. Abbiamo fatto anche dei rilievi sulla fotosintesi dell'albero per vedere se il trattamento avesse effetti fitotossici. Ad oggi non si vedeva niente, ovviamente, però anche lì deve portare dei numeri. Perché? Perché tutto questo corredo, questa massa di numeri, di informazione, di dati, viene poi tradotta in un lavoro scientifico e viene mandato alle riviste del settore. Le riviste del settore mandano degli esperti che valutano quello che tu gli hai mandato, se gli sta bene lo accettano, se no lo rifiutano. Nel nostro caso l'hanno visto tre persone del settore, la rivista del settore, non è stato accettato ed è un lavoro scientifico. Però ripeto, è importante perché più che altro la qualità della pubblicazione ci ha consentito di capire questo prodotto come funziona. Quindi quello è importante, però è anche più importante quello che si fa dopo. E quindi passando a dei dettagli un po' più tecnici, pratici, diciamo che questo prodotto, se si chiama tendentemente, contiene zinco al 4%, rame al 2%, un prodotto che si può utilizzare anche in agricoltura biologica. Noi l'abbiamo utilizzato per i trattamenti fogliari, ma dico subito una cosa, non vorrei scontarmi perché è importante. In tutta la faccenda di Xylella, oltre alla gnoma, ha grossa importanza anche il terreno. Anche il terreno non va sottovalutato e anzi, a mio avviso, poter prendere la malattia dalla gnoma e dal terreno insieme, con un'azione combinata, potrebbe essere un'azione, secondo me, anche risolutiva. Perché i terreni risentono di andamenti biennali di gestione proprio, diciamo, depauperante del suolo, e quindi aiutare la pianta infetta a diversi gradi sia dalla chioma che dal terreno, abbiamo delle esperienze che poi credo vengano anche illustrate, può dare un contributo molto importante alla gestione della malattia. Il trattamento è semplicissimo, direi banale, perché si usa la dose classica, è un litro di prodotto su 300 litri d'acqua, proprio per stare semplici. È un prodotto che ha un peso specifico piuttosto elevato, di 1.2, quindi a 3,9 kg corrispondono 5 litri di prodotto per entrare. Però la regola, proprio quella semplice, è un litro o poco più su 300 litri d'acqua. Quindi questa è la dose che si usa a ogni mese per il primo anno. Importante un'altra cosa, che nella situazione di partenza ci deve essere un po' di fogliato, ovviamente, perché è lì che va il prodotto, è lì che il prodotto è venuto come concime. In effetti poi c'ha un effetto molto evidente chiamiamola così, sulla vegetazione, su un certo sfruttamento. Però la pianta, se è troppo avanti con il seccamento, difficilmente può recuperare. Però se ha già una zona sufficiente, nel primo anno, con questi 5-6 trattamenti, si riesce a recuperare. Già dal secondo anno, in alcune situazioni abbiamo visto che la pianta va piuttosto a regime, e per mantenere sempre questo numero di 5 trattamenti all'uno, al terzo anno, in alcuni casi si è entrati già in una grossa produzione, nel caso particolare che forse conoscete, il dottor Giovanni, già al terzo anno di ripristino di questo rubieto, sul metodo e 3-4 sono stati raccolti 130-135 quintali che ho portato al frantoio, quindi per noi questo è stato un grosso risultato, a mio avviso importante tanto quanto la pubblicazione, se non di più, perché è però
proprio, e questo diciamo ci rincuora perché ci dà la possibilità di vedere che quello che avevamo fatto sulla nicchietta, perché alla fine sono state 40 le piante di sperimentazione, 20 piante trattate e 20 no, possono sembrare tante o poche, però ripeto, standoci quotidianamente in un pezzo o l'altro, tu per 3 anni capisci se quello che c'è in mano che usi funziona o no, e quando funziona. Però poi quando lo dai su un altro contesto, per riportare alla produzione un livello che sta messo male, allora capisci, insomma, quei dati che hai visto lì avrò un fondamento. Quindi ripeto, è importante queste arature, filiature al terreno da adesso, da metà febbraio a tutto aprile, per ridurre il più possibile la presenza delle forme giovanili della spontatina, che sapete è l'insetto che trasporta questo batterio. Questo batterio, a differenza, ad esempio, un'altra differenza, ritornando all'epidemia dell'artemia, l'hanno detto più, l'abbiamo visto anche noi, quelle 20 piante non trattate partivano da un'infezione che era presente sul 10-20% della chioma in media, per morire completamente hanno impiegato quasi 2 anni. Altri riscontri dicono che le piante da inizio infette possono morire in 3-4 anni. Ora, ed è sempre un rivo, ora in 3-4 anni tu di cose puoi fare sia la chioma che il terreno. E se si leva immediatamente, diciamo ci mette 1 anno e mezzo o 2 a portare a morto una pianta di olivo, nel caso ed è veicolata da questo insetto, il batterio dell'artemia distruggeva ettari e ettari in 3-4 settimane ed è trasportata dalla pioggia e dal vento. Allora se è difficile contenere il vettore della xylella, immaginate che il vento praticamente non ce la può fare, e nonostante questo, come vi dicevo, in 5-6 anni in tutta Italia si è imparati a gestire questa situazione. Quindi, tornando al discorso nostro, l'altro cardine è il controllo, per così dire, del vettore. È importante queste applicature in questo periodo, perché abbassano la popolazione di insetto vettore. L'altro punto importante è le potature. Ad esempio, noi avevamo una prova, avevamo più azienda all'inizio, 3 ne avevamo, però se vi ricordate a fine 2015, sì, 2015, insomma, si parlò delle potature drastiche per togliere proprio il nocciolo di batterio sulla pianta. Si pensava che togliendo queste branche parzialmente infette, poi la pianta si rigenerasse libera, cioè in qualche modo si risanasse. Quindi noi su altre 2 aziende abbiamo, dopo un anno che hanno fatto il trattamento, abbiamo detto vabbè, vediamo se in effetti questa tecnica può darci una mano, se risolutiva. Però ci siamo accorti che quando fai queste sbrancature molto, molto violente, la pianta nella grande maggior parte dei casi muore. Ecco, è una pratica da sconsigliare, quindi noi consigliamo queste potature o annuali o biennali, ma molto leggere, quindi per stare in equilibrio con la produzione, mai sbrancarle, perché è molto dannoso, soprattutto quando la pianta è infetta. Ecco, io con questo avrei concluso. Se c'è qualche domanda, perché il tempo avevo visto che purtroppo dobbiamo andare un po' lontano, quindi tra un po' andiamo via. Se c'è una domanda adesso, però lascio la parola ai colleghi. Ci vuol dire quali sono gli obbligatori ossidativi? Perché adesso se ne parla di due, no? Trattamento obbligatorio? Per? Per legge. Adesso si parla di due trattamenti obbligatori. Allora, la legge parla di trattamenti obbligatori per gli insetti, per gli insetti vettori. Noi, come ripeto, nella nostra protocollo non l'abbiamo applicato. Noi abbiamo un protocollo biologico, cui consigliamo di fare un'identificatura del terreno da adesso, da metà febbraio, a tutto aprile inizio maggio. Quella è la legge che prevede il trattamento
delle zone di contenimento e cucimento, però con prodotti con insetticidi. Guardi, hanno detto la deltametrina. Deltametrina e la cubita. E lì si apre tutto un altro dibattito, un'altra questione, ovviamente. E non è più visto nel prodotto. No, assolutamente, no, non lo utilizziamo. Come è vero, la cosa non funziona molto bene. Ma si è previsto nel protocollo. E che cos'è che non funziona? Signori che hanno impostato queste cose, ok? Questo ce ne sono,
percepisco l'integrazione. E questo è il rimarco popolare. Allora, il problema. State dicendo voi. Il problema è quello. Perché hanno tolto l'integrazione ai piccoli? Dove? Questa è una legge italiana, però tenete presente che noi stiamo facendo le sessioni sulla CEA, adesso siamo nel CES e non dobbiamo stare di nuovo, quindi voi vi informerete. Allora, secondo la legislazione europea, l'azienda agricola per essere tale deve avere un'area di almeno 3.500 metri quadrati. Dopodiché passare a 3.500 metri quadrati, cioè 3 piedi e mezzo, è azienda agricola. Secondo la legislazione europea non c'è bisogno di partita IVA, si dice di codice fiscale, non c'è bisogno di essere iscritti all'INPS come coltivatore diretto, cioè la legislazione europea è molto flessibile, prevede però la condizionalità. Perché ci siamo rassegnati che i piccoli i soldi non li devono avere? Ma siamo, questo è l'inizio della perdita della nostra dignità. Noi siamo la Puglia, parlo della Puglia, e la realtà che per ragioni che non sto qui a spiegare, che sarebbe lungo, dovremmo scrivere un libro, ma che mi coinvolgono direttamente per le azioni che ho fatto in passato, e quindi di cui sono attore, è la realtà agricola italiana, dove maggiormente si è conservata la diffusione della rendita familiare, cioè della proprietà familiare. Noi abbiamo ancora i piccoli proprietari, noi abbiamo un sacco di aziende agricole da un metro, 50 metri, un metro e mezzo, eccetera. Chi gliel'ha detto ai vari politici in questi anni di cassare queste piccole produzioni e di non considerarle? Se tu in Sardegna, piuttosto che con i suini in Piemonte, hai usurato le persone, hanno perso la proprietà è diventata delle aziende agricole, dei terreni che si sono accorpati, è diventato del capitale finanziario attraverso cooperative, sarà pure molto, ci sarà pure qualche motivo perché è successo in Sardegna, per cui è successo in Piemonte, ma non è successo in Puglia. Ma non è che noi perché noi comunisti dobbiamo accettare delle regole fatte per le grosse aziende dove c'è stato l'accorpamento fondiario, che mo è di proprietà delle banche e di confcooperative. No? Non so se rendo l'idea. Noi dobbiamo pretendere che la banca sia fatta a nostra immagine e somiglianza. Abbiamo una rendita familiare diffusa con tante piccole aziende. Che dobbiamo dare per scontato che il piccolo sino a 1000 euro a 500 euro non deve prendere la CEA. Noi affermiamo che da maggio prossimo i piccoli devono prendere i soldi perché il territorio si costituisce così come è fatto grazie all'apporto di tutti e anche il piccolo ha diritto ad avere la proprietà, cioè non possiamo tornare alla feudalesimo dell'antichità dove la proprietà c'era solamente il proprietario di MAD, di Confcooperative, come si chiama? Il proprietario di MAD, quello che ha strutturato Confcooperative, che sta usurando i coltivatori di allevatori in Sardegna, e di Vignola, che siamo stati vicini. Per quanto mi viene ve lo dico, dai, tu lo devi sapere. Il maggiore trasformatore di carne. Quindi... Adesso Cremonini è proprietario, grazie, purtroppo è chiaro, Cremonini è il maggiore proprietario di quote produttive di latte sardo. Perché in Sardegna 10-15 anni fa è appunto quello che ci volevano passare a noi gli olivi. 15 anni fa in Sardegna hanno detto ai pastori sardi prendetevi i soldi della malattia, come si chiamava? La progenosi. Così l'autonomo, ma sapete cosa è successo poi? Che si sono presi i soldi dell'aiuto straordinario, ma poi non avevano più soldi perché non c'era reddito per comprarsi gli animali nuovi. Ma sapete chi gliel'ha dato gli animali nuovi? Cremonini, Confcooperative, che qua ovviamente poi è titolare di tutta la produzione. Amico mio, vado a fare la contrattazione, che ne vuoi dalla vita se poi quello là, essendo monopolista dell'assortimento del prodotto e proprietario del terreno perché ti finanzia.
quindi non hai soldi per pagare il debito per tornare proprietario della proprietà, e quindi praticamente di fatto è tutto una proprietà sua. Avete questo grado, si sta dappertutto. Io ho seguito delle situazioni con i suinicoltori a Saluzzo, in provincia di Cuneo, vedi questi signori ex proprietari, ora semplicemente gestori delle sue ex proprietari. E di chi era la proprietà? Di Confcooperative, di una struttura consorziale che gli dava gli animali da pesce. È chiaro, operai, diventati operai, e così andano a mano in altre realtà. In Italia, con legge italiana, hanno tolto l'integrazione al piccolo, perché evidentemente il piccolo deve sparire. Ma perché? Cosa c'è di logico? Ma sapete che produzione di ricchezza otteniamo se tanti piccoli si fanno l'autoconsumo o si fanno la produzione per distribuirla? Ma veramente l'autoproduzione di tanti piccoli non ha lo stesso valore aggiunto della produzione intensiva? E chi è stato che dice di più? E di più! Allora, per quale motivo noi non dobbiamo difendere questa nostra identità, che dignità e che storia, e non dobbiamo pretendere di far valere le regole europee, e invece un'azienda di 5.000 metri si è addirittura a 500 metri per prendere? Noi dobbiamo lottare per far tornare a prendere i soldi, va bene, a questi piccoli, ok? Quindi, però occorre tornare ad avere fiducia, altrimenti non riusciamo a... Comunque, il protocollo Scottini non ha più le due belle punte. Adesso ci serve il collega. E volevo chiedere, per l'applicazione del... Però per esempio il protocollo, anche volte si legge di niente le cose, penso che chi non ci sia, che fa parte di eccetera, e ha difficoltà poi ad applicare il protocollo. Quasi insieme al prodotto, contemporaneamente viene le palle dei comuni, rifanno le palle questo, perché questo sì, questa è un questo ce l'abbiamo. E questo sarebbe forse un aiuto valido e anche un proposito. Sì, sì. Allora, adesso sentiamo la reclamazione di Gianluigi Lazzari, il quale ci farà torno il suo pensiero. Prego. Poi... Tutta Francavilla Montana, io vengo da Castro, vengo diciamo da una delle punte più a sud del Salento. Cuore di Molina, Lucangio all'arco di Molina. Qual mai parola, qual mai cantar potrà la tua sempreverde bellezza, maestoso e sacro olivo, quel mare, quel cielo, eterni nella loro eternità, chi cantar potrà, e l'uomo e le sue sembianze, chi lamenterà il fato? Sol tu ben sento, nobile guardiano dei casi, custode della storia, potrai la tua voce in un continuo navigar secondo darà silenzioso germoglierà il tuo messaggio ancora una volta di pace per sempre arbor meno di foglie verniciato o ianure arrugliento, puttevo la voce di manto e mano alle pietre mare di basso, scompiciato lì a venduta mano, arbor meno di voi viso e siccato, Cristo alla croce nemico, de sole a sole, ammesso a cisure, pietre, pagliare, piche e picaligne, e quando lenta, a giornata della vita se ne vaglie, e chiaro, celunose in faccia, finisce il porte spalanchi, e olio e luce, e mamma e sire e chiesa,
mio amico Roberto Polo, soprattutto con lui in prima persona, stiamo cercando pensare, diciamo, di farlo proprio per riconsapevolizzare, perché il problema qua è grosso, è l'omertà. E l'omertà. Quindi per riconsapevolizzare i cittadini, noi cittadini, sano e santo. Perché c'è il problema della tappa, eh? Altro atto delinquenziale. E questo testo è stato scritto proprio a San Paolo, mentre venivano sradicati, violentati, alberi che avevano 2.000, 3.000, 3.500 anni, con, bisogna dirlo, dire delle cose, scusi, con le istituzioni, spero con quelle locali, quelle mondiali, colluse, perché qua si tratta di collusione e di mano contro ogni ordine naturale. Tum, tum, tum. Sbagliata
i nostri vanno dando i nostri centri. E quando qualche piccola franciscana a bene si faceva con si centri, a mandare la mano a un'orata con l'ombra di mio sanato, scuccia dentro. Le chiare a chi in proiero, ma non la cia, a nasce un tadoime, poi scarpata, a un petto le mentia, e per magia a notte se ne cia un funzionario. Adesso invece, parlando in italiano, vogliamo tutti in stile americano, tenendo tutto il mano ad una lista, andando a confessarci al farmacista, e sulle vie, a posto dei bagnoli, un mare di parente, un mondo che non si può minchioni, e anche Gesù è morto in San Vicente, un manto d'auto, un super lento volle, e sulle vie tutte carottate, un mare d'auto e un modo per lustrare con adagiare sopra molte palle. Usate poi tutte le sue palle, e vide sui candizi belle spase, e le conserve male che seccare, con i basoni pronti anche la base. Eppure lo usato e benedetto, durante tutto il giorno del piacere, casuale libri antichi stai scritto, a casa che faceva il mistero. E comunque alla chiesa regolata, dall'ambicento ad ogni lo stupino, un cuore nostro tutto si è nublato, tra di capire e canto sopra il vino. Mo invece, tutto proprio risiccato, anche Gesù è vecchio e una fiata, a lui sono solo e borsicchiato, sta aspetto un scurire di giornata. E pure camogliato sull'altare, la chiesa vecchia vecchia del paese, un cuore di sta gente fino ai pare, sapesse, piano piano, mese mese, e manco a cellina ne consola, un cacio e ogni amore tutte al volo, per cui stava la sorte malannata di questa vecchia unia brutticata. Tum, 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 bum, 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 che ci sono migliaia di ettari di vigneto,
ma comunque funziona in tutti gli esseri viventi dotati di cervello, quindi anche in lui. Abbiamo, ci sono in corso, vengo nel specifico, non lo si fa. Ci sono in corso due sperimentazioni, una giù in Sireno, a Magli, e poi ci sono altre due di queste apparecchiature a casa del signor Nuncio Loconte a Cedinova, Foggia. Lui mi sembra che ci sia 2 anni e mezzo, eccetera, e qui la sperimentazione per la Sinella è da 2 anni. Allora cos'è sta roba? Questa è una apparecchiatura che capta i fotoni che ci sono nell'universo, nell'atmosfera, fotoni della particella atomica più piccola che c'è, li assorbe e da giù li fa diventare elettroni trasferendosi l'acqua. Praticamente è energia quantica. Questa macchina produce circa 200 milioni di bovis. Bovis è un'unità di misura di fisica quantistica, potrebbe parlare anche di Hertz. Allora, cosa succede sul vivo? Diciamo sul vivo. Sbagliando così con quest'acqua vengono caricati di energia. Siccome l'acqua è antiossidante, inibisce il batterio della Sinella. Lo inibisce, lo rende sterile, quindi non si sviluppa più. Diciamo che se facciamo 3-4 trattamenti con l'acqua solo nella stagione, dei movimenti sani, si impedisce sicuramente lo sviluppo della Sinella. Perché energizza la pianta e la pianta si autodifende da questo batterio. Giù a Otranto, a Maglie, diciamo che l'esperimento in corso lo sta andando molto bene, perché abbiamo preso 8 ettari di movimento che era per preso veramente molto, ma molto male. E gli olivi adesso stanno rinvigorendo tutti in maniera esponenziale. Quindi non so quanti chilometri sono da qua a Maglie. Vabbè, no, quindi volendo per gli agricoltori. Comunque volendo per gli agricoltori interessati si potrebbe anche organizzare una visita per vedere cosa è successo su questi olivi. Sono stato molto sintetico, potrei andare avanti ore a parlare di fisica quantistica. Credo che non so quanti di voi possono capire quello che poi io o direi. Quindi io con questo, diciamo che per esempio dal signor Loconte abbiamo notato una cosa sugli olivi, che sono diventati molto più rigogliosi, le foglie sono diventate molto verdi, quindi il rischio di essere, praticamente sono scomparse le mosche dell'olivo scompaiono, perché scompaiono? Perché tutti gli animali che vivono nella bassa frequenza, gli insetti che vivono nella bassa frequenza, se noi aumentiamo la frequenza delle piante dell'ambiente, questi là non vivono più. E quindi se ne vanno. Quest'acqua non uccide niente e nessuno, crea solo delle situazioni per cui certi insetti non ci stanno. Per esempio, giù, sull'esperimento che abbiamo fatto giù a Maglie, la sputacchina in quei 8 ettari l'anno scorso non c'era. Perché si era creata una situazione ambientale tale che la sottolinea là non andava, non era il suo ambiente. Poi si potrebbero dire tante cose, e penso che ce ne siano state dette tante e da tanti, perché so che ci sono stati fatti tanti esperimenti con risultati più o meno negativi, perché il problema non è ancora risolto, sicuramente. Dico la mia opinione perché sono un agronomo. Quando sono andato giù sono rimasto sconcertato perché facevano 4 trattamenti con il glifosato all'anno. È vero quello che dice da Monsanto, che il glifosato è a contatto con il terreno e a contatto con il legno civilizzativo, questo è vero, però questi, lasciatemi dire, passati non hanno detto che l'erba che vai a essiccare tira giù il glifosato nelle radici, le radici diventano humus e la pianta se lo mangia. Quindi c'è stato un avvelenamento lento e dopo anni si è verificato quello che sta succedendo. Una causa poi ce ne saranno sicuramente altri, insomma. Io comunque ringrazio Antonio per avermi invitato, ringrazio il signor Nuncio Loconte che mi ha fatto arrivare qui. E c'è la massima disponibilità, adesso si sta creando un gruppo dove
dove metteremo a disposizione questa tecnologia per chi vuole provare, insomma, chi vuole approfittare di questa opportunità che noi stiamo proponendo. La signora Antonio sicuramente potrebbe essere un riferimento in questa zona. Dico di più, noi prenderemo un campo nella zona dove c'è maggiore esposizione di avvizzimento, va bene, proprio questa parola di seccamento nell'ambito non sempre, ma si avvizzisca, ma non muore. E faremo sicuramente. Ma abbiamo visto la cerimonia della sera più alto. Quindi sono segni miei. Sì. Non sono nostri. Ci sono anche me. Beh, se avete qualche domanda da farmi, fate la scolore, eccetera. Poi qui si è parlato, posso dire una cosa? Qui si è parlato di politica agricola, di politica con la comunità europea. Posso dire una cosa? Io ho fatto per parecchi anni presidente di Codiretti di Treviso. Non è che la Puglia sia un... No, la Puglia è una regione, poi l'Europa è molto grande. Quindi quando si fanno le regole comunitarie valgono tutti ovviamente, no? La storia della piccola proprietà non è che qualcuno ce l'ha con la piccola proprietà, è che hanno fatto un aggiornamento che i soldi che dà la comunità europea si chiamano aiuti al reddito e quindi cercano di darli a chi vive di agricoltura. Questo è il concetto, poi si può discutere, si può fare tutti i discorsi che vogliamo. E anche quelli che hai fatto tu, ma la base è questa, nel senso che i soldi della comunità europea all'agricoltura in teoria dovrebbero andare solo esclusivamente a chi vive di agricoltura. Questo è il concetto. Chi vive in montagna e in collina? Anche la agricoltura. Sì, sì, no, la facciamo. Io ho conosciuto un microbiologo che lavora e
lavorare con i consorzi micologici. Che cosa sono i consorzi micologici? Dovete tenere conto che un centimetro di terreno ha più o meno, può avere una pianta, mezzo insetto, però ha 1 milione di microorganismi. In un centimetro cubo di terra c'è 1 milione di microorganismi che sono nel terreno perché permettono alle piante l'assimilazione delle sostanze. Quello che avviene, diciamo, a noi uomini, che non c'è un destino, in natura sta nel terreno. E non stanno lì a caso, e nemmeno a caso ci sono i nostri che stanno lì nel destino, perché questi microorganismi praticamente partono dal terreno e tornano ad arricchire il nostro biota intestinale. Ma non mangiando le verdure, mangiando le cose che produciamo, arricchiamo il nostro biota. Nel momento in cui un'attività agricola incomincia a deteriorare questo equilibrio microbiologico, la nostra alimentazione chiaramente produce lo stesso. Quindi noi vediamo che c'è un deperimento, diciamo, a livello agricolo, ma anche a livello umano. Riscontriamo tutti i giorni in famiglia chi di noi non ha un parente o qualcosa che è venuto meno per problemi di salute. E questo deriva da questo equilibrio così delicato, fatto da questi organismi così piccoli che nessuno prende mai in considerazione, anzi vengono combattuti, perché usare disinfettanti, usare rame, usare questa cosa qui va a ledere questo equilibrio di umano. Quello che noi mangiamo, oltre che le sostanze nutritive, fa parte di microorganismi che arricchiscono il nostro intestino. Poi voglio dire una cosa, non esiste, e non mi fate interpretare nessuno, anche da me niente, non esiste una cura che risolve tutti i problemi. Non c'è la pillola magica, non è mai esistita, non esiste per la medicina. Non esiste per niente. Roberto, se non esiste sino ad oggi, perché dovrebbe adesso esistere? E poi vi spiego perché. Perché voi, prima uscita fuori, io volevo tirare sta nota, che è un po' politica, però è uscita fuori la storia della regione, c'è nera. Ma voi, tutti questi scienziati, queste cose, nelle campagne, l'avete visto? Ma qualche anno fa. Come mai tutto un tratto adesso c'è questo qua? Che cosa c'è dietro? Quando si muove la gente, di particolate, di circolate, no? Pesanti. L'agricoltura, quando i prezzi non sono stati, diciamo, la stessa situazione, quando il prodotto è venuto meno per colpa della lepra, chi è che si è preoccupato? Quale organizzazione hanno fatto gli uomini, le persone? Adesso dietro San Xirella c'è la fine del mondo, la guerra totale. Io non voglio accettare, non accetterò mai il discorso che bisogna tagliare qualcosa per rinnovare, per fare qualcos'altro. Non esiste. Una persona che è malata sicura non si ammazza. Qualcun altro faceva fuori le persone che erano diverse. No? Oggi l'abbiamo capito questo, non possiamo ritornare. Allora, che cosa si fa? Io mi sono messo in questo discorso del recupero degli alberi perché questo prodotto che abbiamo fatto la sperimentazione non era partito per curare gli alberi, per rinforzare, sì, era partito sostanzialmente per migliorare le qualità nutritive di quello che si mangia. Praticamente questi consorzi improvvisi, come probabilmente l'acqua, perché hanno una funzione non di curare ma di rinforzare le difese, esistono già in natura, in terreno, i nostri nonni ce l'hanno data questa eredità, perché prima, non essendo la chimica, le concimazioni organiche, le concimazioni fatte con il metano hanno arricchito questi consorzi microbici con gli scarti di natura campanica. Oggi noi con la chimica abbiamo consumato alcuni ceppi, abbiamo consumato alcuni elementi fondamentali e quindi gli alberi sono deboli, come le persone. Io faccio l'esempio sempre dei nostri bisnonni. Se voi vi ricordate, quello che mangiava il nostro bisnonno era verdura di campagna tutti i giorni, pasta pochissima, legumi tanti,
carne, niente, una tanto, eppure facevano il lavoro di ogni giorno, 10-4 ore al giorno. E se Dio Dio da dove la prendeva? Dalla verdura di campagna, da quella verdura spontanea, naturale, che era ricca di consorzi di proprio, che era ricca, che aveva l'intestino, che riusciva a ricavare energia da quelle cose buone che mangiava. Oggi abbiamo una dieta, diciamo, siamo forse, siamo malati dall'eccesso di alimentazione, che però è povera di questi consorzi, perché tutta roba sterilizzata, eccetera. Lo stesso discorso della salute nostra ha a che fare con gli altri. Noi abbiamo cominciato, per scommessa, anche con questo dico biologo, a lavorare sul nutrimento, col principio di rinforzare le difese. La sperimentazione che abbiamo fatto non è la prima volta che si è fatta, nel senso che è stata affrontata già da 40 anni, perché il mio biologo ha un'esperienza quarantennale su questo tema, su altre culture, per cui, per esempio, la cosa più eclatante e più forte è quella della fluorescenza dorata. Nella zona di Parma, la coltivazione di pere è forse una delle più importanti al mondo. E lì chiaramente, la fluorescenza dorata, colpo di fuoco per terra, la fluorescenza dorata sta nella zona del Piemonte, sulla vite, l'altro dramma è sempre battere in quarantena. Allora, su questi sistemi, praticamente lì una sperimentazione fatta a Parma con i consorzi microbici, che vuol dire non un ceppo soltanto di batteri, funghi, altro, un mix specializzato e simbiotico, perché questi batteri vivono in simbiosi con la pianta, percepiscono un 20% delle forze della pianta e loro, lottando la pelle della sostanza organica, danno alla pianta tutto quello che serve, sia per alimentarsi che per difendersi. Questi consorzi microbici, per il corpo di fuoco del pelo, sono riusciti in 3 anni a recuperare l'87% di un terreno secolare che era andato completamente distrutto. È una batteriosi della quarantena che in una settimana l'altro parte completamente delle proprie fantasie. Come sono riusciti a recuperare questo terreno? Nessuno riusciva a capire il meccanismo di come questi batteri in qualche modo riescono a stimolare la pianta. Allora dobbiamo partire da un presupposto, che le piante sono gli esseri sulla terra prima di tutto più numerosi, sono il 97,3% o 0,7%, 99,7% è vegetazione, lo 0,3% sono animali, quindi vuol dire che gli elementi che sulla terra riescono comunque a mantenere uno stato di forza e il mondo vegetale. Quindi gli animali sono probabilmente una minoranza. Quindi le piante sono così forti, così in grado di difendersi, che hanno dei sistemi, a differenza dell'uomo che ha gli organi, diffusi su tutta la pianta. Chiaramente, come per l'uomo, quando una pianta sta in forza, è in grado di poter rispondere a quella vicenda. In questo caso, nel corpo di fuoco del ferro, si è visto che studiando la genomica dell'albero di ferro prima del trattamento manifestava 97 stringhe di genoma di DNA. Dopo la sperimentazione di 3 anni, invece di 97 erano 86, c'erano 6 stringhe in più. Hanno studiato il DNA della pianta e hanno visto che si erano attivati dei genomi latenti, silenti, nel DNA, specializzati nella difesa del corpo di fuoco del ferro. Perché ognuno, ogni albero, ogni pianta ha la capacità comunque di difendersi. Chiaramente, se non ha l'energia e le forze per manifestare questa cosa, ha bisogno dei batteri. Come noi, a livello umano, stanno scoprendo adesso, non so se qualcuno è un po', diciamo, vicino alla medicina, il discorso del bioma nel nostro umano. Alcune malattie come l'Alzheimer si è scoperto che sono derivate dalla mancanza di alcuni ceppi dell'intestino. Come hanno scoperto, per esempio, che il morbo di Crohn, una malattia molto pericolosa, in un trapianto di ilo intestinale, per un caso, nel protocollo non è stato sterilizzato la parte di ilo trapiantata, quindi il donatore ha
del destino all'interno della persona malata. E questo veramente davvero il morbo di Crohn è guarito, perché la flora intestinale integrata ha permesso di recedere la malattia. E questi esempi, diciamo, in natura oggi, diciamo, in questo periodo storico, l'America sta investendo miliardi di dollari sul discorso del genoma, perché la nuova medicina non è più la chimica, ma è quello dell'equilibrio degli individui, perché la presenza dei batteri all'interno dell'intestino veramente riesce a debellare anche malattie che non pensavamo di avere. Che cerca questo dell'uomo con l'altro? È lo stesso discorso. Noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo operato, diciamo, in modo fuori dalla natura, abbiamo inoculato al terreno una quantità di 200 grammi di questi consorzi microbici sporizzati. Ogni grammo c'è 25 miliardi di unità vive. Sono tutti batteri e funghi che vivono in simbiosi con gli altri. Questi messi nel terreno, in una situazione di terreno ottimale, vuol dire liquido, soltanto organico, incominciano a riprodursi, incominciano ad entrare nell'albero. E quando arrivano nell'albero cominciano a fare quel lavoro che hanno fatto con i batteri per il corpo di cuore del terreno. L'abbiamo fatto per errore in un laboratorio, la zona di Parma, e hanno isolato alcuni endofiti, perché sono, si chiamano endofiti questi che entrano dentro, e sono riusciti a vedere che questi endofiti praticamente contrastano le patologie, non la xylella, anzi altri problemi. L'hanno fatto sia sull'ulivo, sia sul pomodoro, sia su tutti altri problemi. Quindi risanare la nostra agricoltura è abbastanza facile. In fondo bisogna recuperare la cultura vecchia che ci hanno tralasciato i nostri nonni, e con un po' di microbiologia, di innovazione, è possibile riuscire a recuperare le piante. Il risultato finale di questo protocollo, che oltre a recuperare le piante, dà un valore aggiunto al prodotto finale, a loro, perché questi consorzi microbici, sia sulle piante di agricoltura, sia sulle articole, aumentano gli antiossidanti. Cioè sulle flavole si può arrivare al 110% in più di antiossidanti, come sull'ulivo si arriva al 60-70% in più di polifenoli. Quindi praticamente il prodotto finale è un prodotto salutistico, quasi nutrigenico, che è importante secondo me, perché siamo piccoli produttori, aumentare la qualità del prodotto venduto, perché il valore aggiunto sta sulla qualità. Non ci conviene raccogliere dalla terra, non ci conviene fare prodotto slampato, non conviene fare di qualità. Per difendere il comparto dobbiamo, secondo me, rafforzare la forza anche dei piccoli e puntare alla commercializzazione diretta. Non possiamo pensare di dare ai francigliani questo incarico, perché i francigliani hanno un corpo di trasformare e devono farlo come si deve. Noi che stiamo tutti i giorni in campagna, come vale per il vino, la qualità dell'oro e del vino si fa da terra, cioè quando si coltiva c'è la qualità del vino. Poi quelli che in cantina riescono a migliorarlo se lo possono bere loro, perché in cantina non interessa, vuol dire la qualità è una cosa che si fa in campagna. Quindi questi protocolli che abbiamo fatto noi non sono immediati, non c'è niente che facendo così si recupera. Se noi abbiamo trascurato il terreno per tanti anni e sul terreno c'è il muschio, vuol dire che noi abbiamo praticamente portato il terreno ad una regressione temporale a quando si è formata la terra, che c'è all'inizio c'erano solo le rocce, perché quando c'erano solo le rocce milioni di anni fa è comparso il muschio che ha permesso di procurare le rocce e formare il suolo. Noi siamo tornati indietro nel tempo perché nel suolo abbiamo fatto ritornare il muschio. Quindi per riportare ad una fase di fertilità del terreno abbiamo bisogno di tempo, di pazienza, di umiltà, perché non possiamo pensare che con la chimica si risolve tutto. Quindi dobbiamo comunque recuperare la fertilità del suolo, che è fondamentale. Poi vale un prodotto o meno, perché secondo me già facendo questo si riesce a migliorare.
noi con i prodotti che abbiamo utilizzato, alberi che quando si dice di distaccamento non è corretto dire di distaccamento, perché l'albero defogliato non è semplice. Molte volte se si va a sbucciare la corteccia si vede che è verde. Quindi non si può dire, perché no, dopo un anno che l'albero ha perso tutte le foglie, tu vedi che è una pianta, ne caccia. Stasera ho avuto la telefonata, perché no, qui a hanno fatto il trattamento, hanno visto l'albero che cominciava a rinverdire, foglie verdi, verde brillante, hanno dovuto addirittura pulirlo, poi dopo un po' di tempo hanno visto che qualche rano incominciava a seccare, perché non è che sia immediato che riesce a risolvere il problema, questo comunque dà un aiuto all'albero per aumentare le difese. Dopodiché magicamente hanno visto tutto ritornare come prima, perché l'albero ha recuperato. Quindi se si dà il tempo alla pianta e non si va a tagliare, considerato che dove veramente secco, quanto lo so. Perché la prima medicina che insegniamo ai contatori era tagliare il secco, la prima cosa che si poteva fare, perché quello impedisce la riduzione del processo. Poi sulla gestione del suolo, sulla gestione delle spuracchine, sulla gestione degli insetti, vi posso garantire che l'albero di vivo rappresenta praticamente un ecosistema in cui vivono insetti, animali, batteri, tutto importante. Quindi non possiamo pensare all'agricoltura dove non c'è più niente, c'è solo l'albero, lì morirebbe. Allora bisogna creare l'equilibrio delle cose. Allora, un albero forte è in grado di combattere anche la mosca con le proprie forze. E noi, nelle sperimentazioni che abbiamo fatto, Pisa abbiamo scoperto come Pisa, perché nella reale di Pisa abbiamo scoperto che c'erano degli altri che non erano attaccati alla mosca. Allora, Giusto Giovannetti ha preso gli endofini di quest'albero, l'ha isolati, l'ha riprodotti e ha inoculato altri alberi attaccati alla mosca. Hanno visto che le mosche non andavano a scoprire. Che cosa succede? Perché non vanno? Non ci sono capire perché. Dopo 4 anni, hanno scoperto che questi batteri, funghi, eccetera, aiutano l'albero a cambiare odore. Praticamente l'albero cambia l'odore e la mosca non riesce più a individuare qual è la pianta su cui deve andare ad alimentare. Come pure ci sono piante, venendo di più, che una volta che sono attaccate da altri insetti, producono un feromone che attira gli antagonisti di quell'insetto, cioè gli insetti che si mangiano gli insetti che lo danno. Se qualcuno vuole approfondire questa cosa, c'è un professore di neurofisiologia vegetale, si chiama Mancuso, che sta all'Università di Firenze, che dimostra come alcuni monocellulari di pianta sono riusciti a risolvere un problema architettonico della metropoli, non so più quale città americana, perché hanno lavorato la piantina della città, hanno messo questa cellula vegetale che si dà di muoversi e dovevano trovare la strada più comoda per arrivare da un punto all'altro, cosa devono fare gli ingegneri, gli architetti per insegnare la metropolitana. Il tempo che ci hanno messo questa pianta qui è stato molto più corto di quello che ci hanno messo dentro. Quindi la natura di per sé è una cosa affascinante, che noi più che aggredirla dobbiamo cercare di capirla e di avvicinarla senza combattere. Non bisogna combattere, cioè, quando dice io ho avuto un attacco di gaffi, come si fa a pensare che i gaffi facciano guerra su un uomo, non quale gli altri uomini? Gli altri vanno a fare il loro dovere. Nel momento in cui la pianta ha uno squilibrio non arriva mai a morire, perché c'è la coccinella che si nutre di gaffi e che deve comunque trovare il suo stato per potersi alimentare. Quindi l'agricoltura è l'equilibrio che produce. Perdere una pianta di fagiolini è meglio che spendere soldi per curare il frutto. Quindi in natura ci sono gli insetti, cioè i batteri buoni e quelli cattivi. Noi uomini, diciamo, come persone, nella bocca abbiamo
siamo gli stessi batteri fuchi che c'erano fuori. Ma non è che siamo schifosi, stanno lì perché ci devono difendere per impedire, perché ancora a chi vede di fare dentro. E la nostra, il nostro organismo è fatto in totale da mantenere. Nel momento in cui io prendo un prodotto chimico per pulirmi la bocca perché c'è l'alito cattivo, c'è una cosa e ammazzo tutti i batteri, vuol dire che io mi sono messo nel condizione di essere debole, di avere l'attacco della gente esterna. Con i batteri invece funzionano, no, con le tonsille è la stessa cosa. Quindi nei capelli non abbiamo scoperto la voce. Eppure nessuno di noi muove per questa fine, è una cosa molto pericolosa. Perché il nostro cuore soprattutto riesce a contenerlo. Però quello sta lì perché è una difesa, con l'attacco di altri tipi di batteri e cattivi. Quindi l'equilibrio, perché al momento in cui ammazziamo il tipo di batteri, poi non lo piace, fanno fuori. Come pure anche quelli che mettiamo nel terreno, noi mettiamo un consorzio bilanciato che rispetto a quelli che si trovano già, perché sennò diversamente farebbe uno scompenso. Gli alberi che abbiamo sperimentato sono circa un centinaio di metri. Sono tutti il Salento, vanno da San Fetta, Minervino Murge fino a Campo, quindi al Gendisino, c'è stato la palestra, tutti i bambini che stanno intorno alla cantina sono stati tutti trattati con un'inizia e sono non veri, sono di seguito. Hanno seguito il protocollo, sempre che il prodotto si chiama Mitosat F, che vuol dire mito da fungo e sat perché c'è e sono prodotti fatti sporizzati, non sono il loro libro, nel senso che poi quando mettete a terra perdono il perfetto. E funziona sia con io non dico che di fare 100 ettari, fate la prova, anche con una pianta di insalata, ci provate, perché se non c'è un riscontro visivo non si riesce a credere, perché purtroppo noi siamo stati così abituati male, anche perché la popolazione di questo anno ha fatto quello che erano concili, tanti geologi che sono posti. Perché questo discorso che sto facendo io, anche se sembra un po' strano, un po' così, dà un giusto riscontro per tutti quelli della filiera, sia per quelli che producono, sia per quelli che consumano. Perché avere un prodotto sano vuol dire ammalarsi in meno. Fare un'agricoltura sana vuol dire anche impiegare il tempo, perché poi i nostri figli, i nipoti devono comunque vivere questa campagna sul territorio. Noi sappiamo benissimo che un trattamento fatto di insetticida, proprio per contenere la sudacchina, cioè quando c'è un vento, diciamo come la tramontana di questi giorni, la deriva per fare di assetto su quello di distanza. Non pensiamo a pensare che tanto finisce lì, non succede niente. Il famoso glifosato, che qualcuno ha detto che si può anche mangiare bene, no? E che quando arriva a terra si perde, non è proprio così. Perché se uno si fa documentare, comincia a trovare qualche risposta. In Germania, 4-5 anni fa, un ricercatore di produzione delle piante ha fatto un po' di studi proprio nella zona in cui la xylella era molto sviluppata. E parliamo dell'America Latina, del Brasile soprattutto, a lui. Cosa ha scoperto questo? Testo di Stoccarda. Cosa ha scoperto? Praticamente è andato lì e ha verificato nel terreno, nelle piante, di tutti questi avvizzimenti, tutti i problemi che c'erano, e poi una pianta, ogni pianta ha la sua fisiologia, no? Ha i suoi componenti, i suoi microelementi importanti per poter vivere. Oggi i batteri sono anche grandi. Alcuni di questi minerali sono importantissimi, sono catalizzatori per alcuni processi con la fotosintesi. E ha scoperto che, guarda caso, il glifosato inibisce, perché la funzione del disseccamento del glifosato non è un disseccante per contatto, inibisce l'alimentazione della pianta, la pianta muore di fame. Però quando poi viene distribuito male, avviene con le zone che si utilizzano i carrotti, per dare un glifosato per responsabile dell'aria come fosse ossigeno, non su quelle campane, eccetera, arriva un po' dappertutto, anche sulle foglie. Quindi che cosa succede? Questo glifosato, quando passano 3-4 anni di uso massiccio, in
qui ci ha bloccato due elementi, due microelementi fondamentali, uno è il manganese e l'altro è il magnesio, che sono fondamentali per la fotosintesi. Bloccato vuol dire per terreno la radice, la pianta, il batterio, non riesce a renderli semplificare per farli passare a terra. Quindi la pianta, non avendo la funzione di fotosintesi, quello che ha, sempre. E questa è una delle cause, diciamo, delle bloccate. Per questo non è solo un fattore che può determinare, cioè, la sputacchina si sente da tanti anni, non ha mai avuto nessuno, adesso porta il batterio, ma la sputacchina stessa è vittima di tutta questa storia, perché probabilmente ha una funzione come lei di territorio. Io per far capire, anche per le api, sapete benissimo che le api vogliono arrivare qua, no? E c'è questo parassita portato dall'India che distrugge tutti gli animali. La prima approccio per curare le api è stato quello di utilizzare lo salato di calcio, quando è andato bene nel toro, e altro qualcosa, sono andati con gli antibiotici, pensando che l'ape produce il miele solo nel melato, nel libro, non lo fa, quindi come se lo metto nel libro, questo non arriva nel melato, questo arriva alla cina. Per risolvere il problema delle api, la scienza, cioè la microbiologia, ha trovato un fungo che si chiama bavaria passiana, che basta inoculare le api, infettare questo fungo, le api non hanno nessun problema, anzi si vedono, però la parola quando la va a pungere si trasforma, si viene infettata da questo fungo, si trasforma in un fungo. Ed è un fungo che riesce sull'erba. E quindi le api prima la prendevano volando, quasi strisciando, bagnando. Questo fungo si autocolonizzava, poi ce l'era la gente e quindi le api sono più deboli. Per la illustrazione della quarta faremo un'altra sessione con chiunque del quarto protocollo, diciamo dell'approccio olistico del dottor Grillo. Lo metteremo insieme poi a tutte le altre proposte che arriveranno successivamente. Io devo innanzitutto dire grazie a tutti voi che siete venuti dalla Bellina, 1000 chilometri, tu un po' di meno, qua 500 chilometri professore Scottichini. Quindi ed è una cosa molto importante. Ti ringrazio per questa disponibilità di grafica. Possiamo chiudere, passiamo alla successiva sessione. Ripeto, per concludere quello che è emerso quando fu fatta l'assemblea a Casalano da Primigeni, no? Questa battaglia che è in dopo sempre il discorso della regia, ok, perché è stata forte, no? Questa battaglia per ripristinare il PSR 5.2 sul finanziamento 100% delle strutture, pagamento del 100% delle spese, una cosa eccezionale, importante per far ripartire l'azienda. Per farvi capire sono l'unicola, anche se ci vuole dai 4 secondi tipo di cultura, dai 4 ai 6 anni, per avere tornato del reddito, però non si prevedeva nulla riguardo cosa fa sui 18 anni quegli anni, si mangia, se si hanno gli adotti con il concetto che si può pure per coltivare. È chiaro che bisogna veicolare attraverso la SASP, no? Il contributo straordinario o l'aumento dell'Algeria si manierà a garantire il tempo necessario per garantire il credito base delle figure e le cose necessarie per ciò che si riguarda questo è fondamentale, quindi che in parallelo con la ripresa della coltivazione interviamo il diritto al reddito
grazie a tutti, alla prossima.